stata dura, ecco, è una settimana che ci penso anche quando stavo a casa, perché comunque è un traguardo importante che mi fa molto onore. Poi i tifosi sono stati grandiosi, quindi una grandissima giornata. Beh, è chiaro che quando arrivi a una squadra comunque non pensi di rimanerci così a lungo. Io, come ho sempre detto, all'inizio ho avuto difficoltà, poi col passare degli anni mi sono trovato sempre meglio e comunque adesso non riesco a vedermi con un'altra maglia. Chiaro che è un traguardo importante, anche perché 13 anni, questo è il mio 13° anno in una società, non sono pochi. Quindi sono contento di quello che ho fatto e infatti volevo ringraziare ancora una volta i tifosi per l'appoggio che mi hanno dato. Il calcio di adesso uno guarda anche i soldi, no? Cosa che comunque non ho fatto io, quindi sono contento della scelta che ho fatto. Io qui sto bene, ecco, mi sento comunque un sardo, quindi. Ma lo stesso vale per la mia famiglia, quindi stiamo bene e comunque il mio pensiero è anche quello di rimanere a vivere qui. Questo è un posto fantastico. Poi sai, quando comunque hai delle difficoltà iniziali, no? E vedi che comunque la gente poi magari capisce che stai facendo degli sforzi comunque per dimostrare che qualcosa vali, no? E penso che quello mi ha conquistato ancora di più, no? L'affetto poi che con gli anni mi hanno dimostrato. Ecco. No, è venuta la mia famiglia, ecco, comunque per starmi vicino, questo traguardo importante, andrò a Con la squadra, festeggiare con loro. con i compagni potrei No, li vedo iniziare tutti i qualcosa. giorni la squadra, Quindi la dai. gente, Basta. dai un po'. Ho fatto il mio primo gol col Cagliari a Lecce. Speriamo comunque che. Ma l'importante è che il Cagliari vinca, poi è un traguardo importante anche per me perché comunque divento il primo in assoluto, quindi speriamo che il Cagliari comunque riesca a fare i 3 punti. Gli anni passano, ecco, però ho ancora voglia di dimostrare, quindi sono contento di questo. No, non ho ricevuto la chiamata di Brugnera, però comunque volevo ringraziarlo per i complimenti che mi ha fatto leggendo il giornale. Dove mi sono emozionato in particolar modo è stata la vittoria con Napoli qui a casa. Sul pallone, pronto alla battuta, la ricorda di Foggia, palla all'interno. Quel risultato comunque ci ha dato grandi motivazioni poi affrontare il proseguo del campionato, quindi, ma anche la vittoria con la Juve a Torino, penso che anche quello sia stato bello. Ho pianto? Una doppietta. Ah sì, no, ma lì perché comunque era morta mia nonna un paio di giorni prima, quindi è per quello. Ma io non sono uno che comunque si avvicina a un allenatore in particolare. Io penso a scendere in campo e a dare il massimo per il Cagliari. Poi è giusto che il calciatore faccia il calciatore e l'allenatore faccia l'allenatore. E questo è il mio pensiero. Quindi ci sono stati tanti allenatori importanti che comunque mi hanno dato tanto, però sinceramente non mi sono affezionato a qualcuno in particolare. Ma sono le motivazioni, no? Quelle che ti portano comunque a spingerti a dare sempre il meglio. Io sono uno che non si accontenta mai e cerco sempre comunque di dimostrare un qualcosa in più. E penso che quando uno ha dentro delle motivazioni importanti, comunque non si sente mai arrivato, e quello penso che per un calciatore sia importante. Sono orgoglioso di. Io ritorno sempre a. Perché comunque ho passato dei momenti brutti all'inizio, dove comunque mi fischiavano, magari andavo in giro e sembrava ammazzato qualcuno, no? E quindi riuscire comunque a coinvolgere tanta gente così dalla mia parte, penso che quello comunque è una cosa che racconterò a loro, ma anche come serve anche nella vita, no? Comunque di non mollare mai anche di fronte alle difficoltà.